Buona domenica, è stata una settimana in cui si è parlato molto del Movimento 5 Stelle, soprattutto per la nuova legge elettorale che è passata alla Camera, il cosiddetto Rosatellum. E dunque tornano i 5 Stelle qui all'intervista dopo qualche mese. L'ospite di questa domenica è la senatrice Barbara Lezzi. Prima, come sempre, vediamo la scheda di Lorenzo Gaggi. 45 anni, salentina, Barbara Lezzi è senatrice del Movimento 5 Stelle alla sua prima esperienza in Parlamento. Nel suo curriculum un diploma di perito aziendale e un impiego nel settore commerciale. Carattere battagliero e pallino per i conti, è vicepresidente della Commissione Bilancio. La scorsa estate ha scatenato una bufera per aver detto che il PIL italiano è cresciuto per via del caldo, cioè dei climatizzatori. Per alcuni è una probabile ministra di un possibile esecutivo a guida Di Maio. Di recente, parlando del Rosatellum appena approvato alla Camera, ha detto: "È una legge che permetterà a chi perde di governare e a chi vince di stare all'opposizione. Tutto questo è diabolico." Buona domenica senatrice Lezzi. Le vorrei prima di tutto chiedere una cosa che abbiamo visto in video proprio ieri. Beppe Grillo che unisce in un abbraccio la sindaca Virginia Raggi e la sua competitor di tante battaglie, candidata ora alla regione Lazio, Roberta Lombardi. È una pace vera o una pace finta? Certo che è vera, è una pace vera. Guardate, comunque tutto quello che c'è stato anche tra Roberta e Virginia è dato dal fatto che entrambe hanno al cuore il bene del movimento, il Movimento 5 Stelle, di Roma, della Regione Lazio. Quindi più che Beppe Grillo le ha fatte abbracciare, insomma, questa volontà di fare bene per il movimento. Vedremo se sarà una pace, come dire, virtuale o sostanziale, lo vedremo perché dipenderà anche dal tipo di appoggio che arriverà alla candidata Arriverà Lombardi senz'altro. nella campagna elettorale. Vediamo che cosa succede invece sul Rosatellum. Voi avete definito la legge che è stata approvata per ora alla Camera una legge fascista che è fatta contro di voi. Sentiamo un secondo Di Battista come l'ha definita. È tutta una truffa, sono fuori legge a norma di legge, ma si restano fuori legge. Questi miserabili, questi fuori legge a norma di legge si occupano o solo esclusivamente del movimento è perché hanno paura e fanno bene ad avere paura. In che senso è una legge che vi danneggia? In questa legge si favoriscono le coalizioni, ma non si dà l'opportunità a nessuna delle coalizioni di vincere. Per cui c'è un accordo che è sancito da Forza Italia e dal Partito Democratico, benedetto da Verdini, perché questa è una legge che aveva annunciato i primi mesi di quest'anno Verdini, stava cercando l'accordo e l'ha trovato. L'ha trovato inserendo anche la Lega. Ed ecco perché hanno espresso tutta la loro debolezza nei confronti del Movimento 5 Stelle, perché non hanno voluto armonizzare la legge che già c'era e sarebbe stata sicuramente costituzionale, che era l'Italicum rivisto dalla Consulta, perché io voglio ricordare che l'Italicum non è stato bocciato nel referendum del 4 dicembre, come impropriamente dice Renzi. In realtà la Consulta ha bocciato soltanto il ballottaggio, per il Va resto bene, era immediatamente adesso applicabile. non scendiamo nei tecnicismi, Sì. che tanto chi ci segue non li percepisce. Io vorrei capire una cosa. Per mesi si è detto che sotterraneamente il potente esponente della Lega, Giorgetti, stesse trattando con voi del Movimento 5 Stelle per poi fare eventualmente, dopo le elezioni, un accordo. Vi siete fatti prendere in giro? Noi non stavamo trattando alcun accordo con la Lega. Qui il punto però è un altro. Salvini sta facendo da palo a quello che è la banda Partito Democratico Forza Italia e lo hanno dimostrato l'altro giorno, perché per un provvedimento anticorruzione Calderoli ha chiesto di affossare la legge e il Partito Democratico con il senatore Zanda, capogruppo dei senatori, gli è andato immediatamente dietro, in barba anche a quanto contestualmente stava andando dicendo il presidente Grasso, Cantone e la Gabanelli, Stavano ovvero di presentando un Stavano libro presentando su un questo libro provvedimento su questo anticorruzione. provvedimento per invitare il Parlamento immediatamente ad approvarlo. Invece no, Calderoli si alza, Zanda lo segue. Cosa c'è da dire di più? Ma quindi, secondo lei, non è fuori dal mondo prevedere che poi, dopo le elezioni,
Salvini e la Lega possa entrare in una larga coalizione con il PD di Renzi e con Forza Italia di Berlusconi? Quello che ho raccontato, non è fantapolitica? Quello che ho raccontato adesso non è fantapolitica, è storia, è nei verbali, è accaduto nell'Aula del Senato. Di fatto c'è già un accordo, una grande coalizione, PD, Forza Italia e Lega. La Lega, così, che ha vituperato così tanto le cooperative che hanno agevolato l'immigrazione, andrà a governare con il Partito Democratico di Renzi. Quello che ha fatto i provvedimenti a favore delle banche venete, mettendo in ginocchio un intero territorio, andrà a governare con il Partito Democratico. Perché altrimenti, perché Calderoli, che è vicepresidente del Senato per la Lega, doveva fornire un assist così facile? Al Partito Democratico. Beh, guardi, però proprio ieri, celebrando i 10 anni del Partito Democratico, Renzi ha detto tutt'altro. Sentiamo che cosa ha detto il segretario del Partito Democratico. Noi abbiamo di fronte a noi un corpo a corpo in tutti i collegi con il centrodestra. E il centrodestra non è il centrodestra popolare europeo tradizionale al quale ci siamo quasi abituati. È un centrodestra populista che fino a qualche settimana fa voleva il referendum sull'euro. Ecco, queste sono le parole di Renzi, mi sembrano molto chiare, contro la Lega, mi sembra un difficile corpo a corpo, poi. Un corpo a corpo in realtà saranno abbracciati, perché guardi, io le ho raccontato l'assist fornito dalla Lega al Partito Democratico, la settimana precedente c'era stato quello di Forza Italia al Partito Democratico, cioè Forza Italia esce dall'aula per consentire l'approvazione di una legge delega di delegazione europea. Allora il governo va sotto per un paio di emendamenti, grazie al voto contrario di articolo 1, e allora che cosa fa Forza Italia? Si alzano tutti i senatori ed escono dall'aula. Quindi il provvedimento viene approvato. Perché? Perché c'è già l'accordo PD, Forza Italia e Lega e si stanno già tenendo in piedi questo governo proprio per andare avanti e poi continuare a governare. Beh, Berlusconi ieri ha detto che c'è una incompatibilità proprio di DNA tra loro, tra Forza Italia e il PD. Cioè, sono tutta stati tattica... già al governo insieme e i fatti dimostrano che quello che dicono sia Renzi che Berlusconi sono soltanto menzogne, perché ripeto, io vi ho portato dei casi concreti, fattivi, potevano far cadere il governo, invece sono usciti dall'aula. Cosa devono fare altro per dimostrare che sono tutta una cosa? Il Rosatellum passerà al Senato con la fiducia? Temo che passerà, perché Forza Italia darà la fiducia al Partito Democratico. Nella settimana che si è conclusa, che si conclude oggi, c'è stato un vostro ritorno alla piazza, c'è stato anche un momento di scontro tra il padre di Di Battista e il generale Pappalardo, vediamo adesso le immagini. Io non capisco una cosa, Barbara Lezzi. Poche settimane fa Di Maio è andato a Cernobbio dai cosiddetti poteri forti, come li chiamavate voi, e ha detto che siete pronti a fare il partito di governo responsabile. Poi però queste scene di piazza vi riportano a un movimentismo piazzaiolo che smentisce quello che avete affermato a Cernobbio. Chi siete? Di lotta o di governo? Perché? Perché smentisce. Noi siamo un partito di governo. Abbiamo chiamato i nostri attivisti per darci sostegno perché il Rosatellum bis non passasse, perché facessero pressing davanti al Montecitorio. Sono arrivati in migliaia, richiamati con meno di 24 ore di anticipo. Allora, lei è sicura in migliaia? In migliaia. Mi sembravano un po' di meno. Assolutamente no. Il mercoledì erano migliaia di persone, ci sono le fotografie che lo attestano, e chi lo smentisce, che era lì, smentisce se stesso, è veramente prendersi in giro da soli, perché c'erano migliaia di persone ed è giusto riconoscere la loro presenza e la loro forza nel voler sostenere di cambiare una legge in modo tale che non venisse favorito o sfavorito nessuno. Cioè, noi non chiediamo una legge a nostro favore, noi chiediamo una legge giusta. Però non è contraddittorio con Di Maio che va a Cernobbio e si presenta come leader moderato? No, assolutamente no, perché quello che Luigi Di Maio ha portato a Cernobbio, così come io ci sono andata nel 2015 portando il reddito di cittadinanza, è un'idea di paese che include le imprese, grandi e piccole, i cittadini e gli operai. Perché non dobbiamo guardare in una maniera completa il nostro paese e andare sempre a guardare soltanto alcune fette, alcuni settori? Così l'Italia non andrà mai avanti. Senta, si farà una manifestazione del Movimento 5 Stelle sotto il Quirinale, sì o no? Sì. Sì, ci sarà.
dal palco di Marino. Grillo ha detto: forse la seconda generazione di militanti ha vissuto un po' sulla forza della prima. Forse abbiamo perso un po' della energia delle origini. È così? Non siete più gli stessi del 2013? No, io mi sento sempre la stessa del 2013. Virginia Raggi, quando stava facendo campagna elettorale per diventare sindaco di Roma, disse: siamo i soli a poter governare questa città perché abbiamo le mani libere ed è il nostro momento. Poi però, qualche mese dopo, ha detto: per cambiare Roma ci vuole tempo. Non è che andrete al governo e poi direte: ma per cambiare l'Italia ci vuole tempo? Ditelo prima, facciamo chiarezza subito. Al governo si potranno emanare delle leggi, cosa che Virginia Raggi non può fare. Perché i comuni non possono fare delle leggi. E allora noi... come no? Le ordinanze le fa il sindaco. Sì, però non può fare una legge, in realtà i comuni subiscono le leggi. Tra le altre cose, io voglio specificare che molto è stato fatto da quando Virginia Raggi è sindaco. Purtroppo poi ci ritroviamo in una situazione in cui siamo costretti addirittura, dove arriviamo noi, a portare libri in tribunale per quello che ha combinato il Partito Democratico o il centrodestra. Quando noi andremo al governo abbiamo degli obiettivi ben precisi che potranno essere perseguiti nel più breve tempo possibile. Altrimenti a me piacerebbe che però questa domanda venisse fatta anche, non lo so, a Calenda o a Renzi, che dice: sì, però ci vuole ancora tempo dopo 4 anni e mezzo di governo. Beh, Calenda ha fatto il piano industriale 4.0 e delle è cose gli vengono riconosciute dagli stessi imprenditori, scusi Alezze. Guardi, il piano io non lo contesto per quello che è. Io contesto che avevano promesso 13 miliardi in 6 anni e quest'anno ci saranno soltanto 600 milioni. Tutto quello che promettono in realtà avviene dopo, gli anni successivi. Senta, senatrice, non se la cavi dicendo sempre che gli altri dicono le bugie e voi dite la verità. Mi risponda sì o no e me lo dimostri. Berlusconi dice che dietro Di Maio in realtà c'è la regia di un magistrato molto apprezzato come Piercamillo Davigo. È così? No. No. Perché no? Me lo no, perché noi ascoltiamo tutti e se Berlusconi si sente offeso dal fatto che Davigo dice che per fare politica il primo requisito deve essere l'onestà e si ritrova a coincidere con la nostra opinione, non significa che dietro ci sia un burattinaio Davigo davanti a Di Maio, e questo è il punto. Allora, come fa Renzi? Berlusconi che cosa utilizza poi? L'invidia, il risentimento, i gufi, le civette, di questo ha parlato, ma di fatto non ha degli argomenti. Poi, se per loro è normale avere delle liste, come per esempio in Sicilia, dove noi abbiamo subito segnalato all'antimafia il primo impresentabile, guarda caso è arrivato alla procura ed è stato arrestato, noi ci scandalizziamo per il fatto che stesse in quella lista, nella coalizione di Musumeci, non ci scandalizziamo perché lo abbiamo detto prima o perché chiediamo come requisito l'onestà. Questa è la differenza tra noi, Berlusconi e Renzi. Ecco, restiamo in Sicilia. Il quotidiano La Stampa, pochi giorni fa, raccontava di una ennesima parentopoli a carico del Movimento 5 Stelle. Non è la prima volta che emerge che i politici del Movimento 5 Stelle assumono come assistente un parente. Nell'Italia del familismo... E il fatto che il Movimento 5 Stelle dica no, ci vuole il merito, non ci vogliono le solite camariglie, non le sembra una contraddizione inspiegabile? Nel momento in cui si chiede una collaborazione a una persona molto vicina per un incarico fiduciario è un conto. Quando si piazzano nei ruoli chiave amici degli amici o parenti è un altro, pagati con dei soldi pubblici. Questo è completamente diverso. Perché, mi scusi, perché è diverso? Perché il rapporto che ci deve essere personalmente con un collaboratore è un conto. Se io devo piazzare invece il direttore di Banca d'Italia e metto mio parente, allora c'è un conflitto di interessi. Ma se la persona deve aiutare solo me è diverso, non ha un incarico pubblico super partes, e questo deve fare un ruolo di vigilanza, lo fa una persona che ha i meriti e le competenze atte a farlo. Se invece deve aiutare me, una collaborazione stretta, allora è diverso, si sceglie la persona di cui... Io penso che sarebbe opportuno non assumere parenti mai, perché questo è un paese che è andato avanti con l'assunzione dei parenti troppo a lungo. Voi stessi qui a Roma avete denunciato il sistema, diciamo, familistico di parentopoli legato a tutte le aziende pubbliche capitoline. Aziende pubbliche è un conto, la collaborazione personale è un altro, però. E questo è dirimente. Rimango del mio avviso, senatrice, non cambio idea.
Mi tolga una curiosità, si dice sempre che Di Maio è giovane, ha 31 anni, un po' giovane per governare, poi si dice anche, beh, ma non è nemmeno laureato, ce l'ha o non ce l'ha i requisiti per fare il Presidente del Consiglio, Di Maio, secondo lei? Certo che ce l'ha i requisiti, perché è una persona che viene dalla vita comune ma ha alle spalle 4 anni e mezzo di vicepresidenza della Camera, che gli ha dato anche le competenze giuste. Poi insomma io voglio uscire un po' da questa questione del laureato. Allora, le competenze non sono purtroppo certificate solo da una laurea, sicuramente è anche un valore aggiunto, però quello che noi vorremmo che si valutasse è quello che noi diciamo, che promettiamo e come lo faremo. Noi su questo siamo stati molto chiari, abbiamo trovato le coperture per il reddito di cittadinanza, vogliamo la nostra Smart Nation, abbiamo l'idea di investire sulla tecnologia, sull'innovazione. Allora su questo bisogna giudicare il progetto del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio è quello che lo rappresenta al meglio. Si giudica anche sugli uomini, no? Lei lo sa che in un governo il ruolo chiave, basta guardare quello che è stato Schäuble per il governo tedesco e la cancelliera Angela Merkel, il ruolo chiave è quello del ministro dell'economia. Di Maio ha detto che annuncerà la sua squadra prima ovviamente delle elezioni. Io le chiedo, chi sarà il vostro ministro dell'economia? Noi stiamo lavorando sulla scelta dei ministri, sarà sicuramente di alto profilo, competente, sarà come nel momento in cui si sceglierà il ministro dell'economia deve essere comunque in squadra insieme agli altri ministri. Ecco perché tirare fuori adesso dei nomi senza dare tutta la squadra non dà il segno di quello che poi noi vogliamo fare. Nel momento in cui saremo pronti con tutta la squadra la illustreremo e lo diremo. Certo, c'è il precedente complicato della squadra della sindaca Raggi, se n'è andato anche l'assessore Colomban. Non è che riprodurrete lo stesso problema di l'assessore Colomban era nomi previsto, che poi se ne vanno. Era previsto che dovesse fare un lavoro a tempo e poi lasciare il suo posto a qualcun altro dopo aver compiuto il suo lavoro. Noi non vogliamo riproporre proprio lo stesso errore. Ecco la ragione per cui presenteremo la squadra da prima. Con la certezza che poi diranno sì, che non se ne andranno litigando con voi. È chiaro che saranno interpellate già prima di essere annunciate, questo è chiaro, certo, è questione di correttezza, non metteremo mai un nome senza che la persona sia stata consultata. Senta, le faccio delle domande alle quali le chiederei di dare una risposta secca, per capire da che parte state. Sì o no? L'Italia deve uscire dall'euro? Per ora no. Una volta al governo, volete rispettare o violare il tetto di spesa del 3% tra deficit e PIL? Non si può rispondere così, perché è un argomento pregnante, però sicuramente è un parametro che non è in linea, secondo me, con una serie di altri requisiti. Allora, non c'è una formula che lo giustifichi. Allora, noi abbiamo delle intenzioni di fare degli investimenti sia in tecnologia, in ricerca, in istruzione. Allora, se questo parametro, di nuovo, ci dovrà ingabbiare, allora non lo rispetteremo. Però sicuramente è da rivedere tutta la formula europea, è un discorso molto complesso che noi però porteremo avanti. Quindi, con molta autorevolezza. Per capire, voi chiederete di non essere ingabbiati dal parametro del 3% e di poter fare investimenti in tecnologia, educazione e ricerca. Sviluppo e poi tutto quello di cui l'Italia ha bisogno, cioè la questione antisismica, il dissesto idrogeologico, cioè sono tutti problemi che non sono stati affrontati, l'edilizia scolastica, ci sono tantissimi temi che devono essere affrontati, non possono essere fatti con la piccola flessibilità che viene concessa, perché si rischia di fare poco e di produrre solo debito pubblico e di non avere poi quell'effetto leva di cui noi abbiamo bisogno. Di fatto è quello che è accaduto in questi anni, abbiamo moltiplicato purtroppo il debito pubblico senza avere poi... Torniamo al sì o no, perché sennò non se ne esce. Vi impegnate a ripristinare l'articolo 18? Ci impegniamo, sì. Vi impegnate, quindi sì. Jobs Act, lo abolirete? Abolire, sì. Più Stato e meno mercato o più mercato e meno Stato? Non si può rispondere così. Ci sono alcune categorie dove ci vuole più Stato, in altre assolutamente il mercato è libero. Noi non siamo contro il libero mercato, assolutamente no. Senta, abbiamo visto prima l'abbraccio tra Freddino, tra la Raggi e la Lombardi e il dissidio tra Di Maio e Fico?
Non c'è più, li abbiamo visti di nuovo insieme. Non c'è un dissidio, c'è stato un dibattito interno molto naturale. Però guardate, poi noi intorno al Movimento 5 Stelle e al benessere dei cittadini siamo tutti uniti, siamo tutti dalla stessa parte. Il Movimento 5 Stelle, non c'è, Di Maio, Grillo, chi è il campo? È il Movimento 5 Stelle. Vabbè, questa è una risposta... Ma se noi scriviamo così, il programma, se noi scriviamo diciamo, il programma, scena, lo offriamo agli iscritti, sono loro a decidere chi è il capo, chi ha deciso. È Casaleggio il capo? No, le ripeto, è chi ha deciso il nostro programma, e l'hanno fatto in rete i nostri iscritti, bisogna rassegnarsi a questo, il capo non c'è nel Movimento 5 Stelle. Senta, che farete se dopo le elezioni ci sarà quella larga coalizione di cui lei si è detta sicura all'inizio, cioè Berlusconi, Renzi o Gentiloni o chi sarà, Salvini, e voi? Senta, io mi auguro che gli italiani nel momento in cui andranno a votare ricorderanno tutto quello che è successo negli ultimi 20 anni. Sia la destra che la sinistra hanno sempre aumentato le tasse e la spesa corrente. Berlusconi dice che non è vero, che lui le ha sempre abbassate. I documenti di bilancio dicono completamente un'altra cosa. Ogni anno, negli ultimi 20 anni, le tasse sono sempre aumentate, fino a 20 miliardi l'anno. Allora, parallelamente è aumentata la spesa corrente, contestualmente è aumentato il debito pubblico. Di fatto hanno governato sempre tutti insieme, così come hanno fatto in questa legislatura, e purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché qui si danno tanti numeri, il milione di posti di lavoro, la disoccupazione. Io quello che vedo è che il gap, il differenziale tra noi e il resto d'Europa, soprattutto nella disoccupazione, è più che raddoppiato. Però la crescita è riconosciuta, sta andando verso una direzione diversa. È una crescita che però, e non lo dico io, lo dice Banca Italia anche, non è dovuta all'azione del governo. Per la maggior parte è dovuta a questioni congiunturali. Senta, cresce il mondo e allora noi andiamo dietro a traino. Lezzi, quest'estate lei è finita su tutti i giornali perché ha detto che il caldo aveva fatto alzare il prodotto interno lordo del 4% nel trimestre del 2017 perché c'era stato più caldo e quindi si era consumato di più... Io non ho detto che è aumentato il PIL grazie al l'aria caldo, io ho detto che è aumentato la produzione industriale. Gliel'ho anche dimostrato al responsabile economico del Partito Democratico, a Marattin, che aveva confuso produzione industriale non sapendo che c'è nella produzione industriale la fornitura di energia elettrica. Si deve rassegnare, purtroppo c'è. E la produzione industriale ha trainato anche il risultato del PIL. Non si deve confondere produzione industriale con PIL, né condizionatori con fornitura di energia elettrica, perché altrimenti si fa un errore madornale quale aveva fatto quello Marattini. Quindi lei conferma le sue dichiarazioni di agosto, per la quale... Esattamente, sì. Però, cioè con la produzione industriale che ha avuto un peso del 50% su quel dato di giugno, io sto parlando di maggio su giugno. Senta, che è diverso di dire che è aumentato il PIL. Siamo in chiusura, se Cancelleri non vince in Sicilia, entrate in depressione? Assolutamente no. Perché dovrei entrare in depressione? Io sarò contenta già di raggiungere un risultato migliore, ma io sono sicura migliore rispetto a 5 anni fa, ma io sono sicura che i siciliani hanno sotto gli occhi quello che sta facendo il Partito Democratico e quello che sta facendo Forza Italia con l'ultimo impresentabile, di cui tra l'altro abbiamo avuto una risposta da parte Musumeci assolutamente imbarazzante, cioè dire ma io non lo so, non stava nella mia lista, è nella tua coalizione. Il sindaco di Priolo, lei dice. Il sindaco di Priolo, che è stato arrestato per truffa l'altro giorno. Insomma. Ho capito, va bene, non si deprimeranno allora il Movimento 5 Stelle a seconda del risultato della Sicilia, noi vi aspettiamo come sempre domenica prossima, grazie senatrice Lezzi.